ragazzi, grande serata questa sera in Piazza del Popolo a Roma con il Music Summer Festival. Sul palco, sapete, sei dei giovani cantanti in gara, i comici di Colorado e molti big della musica italiana e internazionale. Allora, stasera ci sono Biagio Antonacci, c'è Cristicchi, c'è Maimodà, Nesli, Neck, Gueck Pechegno con Arlisa, poi Max Pezzali, gli Stadio, c'è Venditti, insomma ce ne sono tantissimi e c'è questo contest che sta andando benissimo tra alcuni DJ scelti da Gabri Ponti, presentano la Marcuzzi e Annichiarico e il Baiguini. E finalmente è arrivato, perché ci stressavano, sei molto seguito su Twitter, sulla nostra messaggeria. Mica è arrivato e qualcuno ha scritto in tanti. Sì, ma tanto lui è sempre in ritardo. I'm always late. No, devi parlare italiano però, no. Fratello. No, ma ha detto che parli benissimo italiano. I discografici che dicono che parli bene italiano, adesso parli italiano. Dai, parli italiano. Così evitiamo le traduzioni che portano tempo e basta. Non mi piace le traduzioni. Ok, bravo. Possiamo è brutto parlare italiano. Ok, allora intanto ciao, benvenuto. Sono sempre in ritardo. Sei sempre in ritardo, quindi ce lo confermi. Sei sempre molto figo e stasera sei come sempre elegantissimo. Io? Sì. Ah, ho lavorato questa giornata, tutte le giornate. Non c'entra niente con elegantissimo, ma va bene. C'è Mica sulla Radio Nazionale. Anche in radiovisione su canale 750 di Skyfy, ciao con la mano, ciao. Mica please, e sul 36 del digitale terrestre, appunto Mica, artista internazionale che io adoro perché è un artista poliedrico, conosci il termine poliedrico? Sì, no, che non fa conosco. tante cose, che fai tante cose strane. Molto... Anche strano. Io faccio tante cose strane. Detto così. Senti un po'. Allora, è ho ufficiale. Guardato la video. Stai guardando la nostra radiovisione. Durante ascoltando la canzone Relax. Non mi piace questa video. È veramente una delle video di me. Sì. Che non mi piace. Veramente non mi piace. Una video cattiva per me. Vabbè, però. Completamente debole. Io guardo questo video e sto dicendo, oh no, come ho potuto fare una video come così? Vabbè, ma ogni cosa forse a suo tempo ti piaceva. No. No, è perché l'hai fatto allora. Non lo so. Va bene, ne farai altre che ti piaceranno di più. Senti Mica, è ufficiale, tu sarai il prossimo giudice del prossimo X Factor, sei il primo giudice internazionale. Sì. Sì, in italiano. In italiano. E cosa ne pensi di X Factor? Di questo programma, X Factor Italia è per me una cosa completamente differente che le altre X Factor. Per esempio, una grande differenza entre X Factor Italia e X Factor Inghilterra, anche X Factor America. I giudici qui sono molto molto interessante, molto intelligente, con una energia e non sono tanti formati, sì? Si dice, non sono robot, sì sono delle persone con fuoco, con una buona energia, tu dici, sì, per una energia intelligente. Sì. Ma tu mi hanno detto che abiti in Italia? No. Sì, adesso? Ti sei un po' trasferito in Italia? Non adesso, però da settembre, sì. Da settembre sarò in Italia. A Milano? Da settembre a dicembre, certo, a Milano. A Milano. E Milano, per esempio, è una città che tu conosci? No. Non conosci Milano? Un po', però ogni volta che ho visitato Milano, ho lavorato. Però conosco il Piemonte perché mi piace tanto il Piemonte. Ma veramente? Sì, per le mie vacanze. E dove vai in Piemonte in vacanza? A Santo Stefano Belbo. Ah, e cosa c'ha di così bello Santo Stefano Belbo? Ah, tutto, tutte le cose. Mangio tantissimo. Il vino, il biking. Aspetta che mi suggeriscono, vai. Nelle Langhe, certo, beh, le Langhe sono
sono bellissime. Sì. Vabbè, ma al mare non vai in Italia? Al mare sì, però non mi piace l'acqua. Oh madonna, signore. Ho paura, no, però veramente ho paura. È veramente surreale. Vi prego, registriamola. Come non ti piace il mare? No, non mi piace il mare, non mi piace l'acqua. L'acqua è una cosa differente del mare. Mi piace guardare il mare, però okay, non mi piace toccare l'acqua. Non ti trovi a tuo agio nell'acqua? Non ti piace? No, ti piace. Niente. Ogni volta che sono in vacanza, al lato di una piscina, io guardo la piscina. La piscina è in un maglietto di bagno, un swimming costume. Con il costume da bagno, Però senza nuotare. Ah, stai lì con il tuo bel costume da bagno, ma non entri nella piscina. Sì. Ok. Sempre. Va bene. Anche il mare. Ho paura del mare. Hai paura? Non so perché. Scusami, hai paura dell'acqua allora, mica? Un po' le due. Hai paura dell'acqua. Ho bisogno di un po' di aiuto. Ho idea di sì. Sei molto simpatico. Sei molto simpatico, anche se hai paura dell'acqua. Del resto, ognuno di noi ha le proprie paure, giusto? Sì. Quindi. E te, per esempio? Vabbè, adesso per esempio non stare qua. Sei tu che devi rispondere, io faccio le domande. Senti un po', mi vuoi enunciare questa canzone che adesso mettiamo? Sì, una nuova canzone che si chiama Live Your Life. Come si dice questo in italiano? Non lo so, adesso ci vive pensiamo. Vive la tua vita. Esatto. E, è vero che hai utilizzato degli strumenti particolari per questa canzone? Per questa canzone? Non lo so. Non lo sai. Allora la sentiamo, poi ci ragioniamo e decidiamo. No, un'altra canzone. Ah, era un'altra canzone. Vegetali, strumenti di legumbre. Ok. Di verdure, come si dice? Legumbre, vegetables. I legumi? Sì, però una canzone che si chiama Make You Happy. Ho lavorato con una orchestra di persone che fanno strumenti dei legumbri, però è una orchestra molto seriosa. Sì, non, certo, non è un certo, gioco, certo. È un però per un'altra canzone, per che un'altra si chiama canzone. Make You. Questa canzone è senza legumbre. Io ti ho visto una volta in uno show che tu hai fatto in sì ma va bene mica no va bene in Sardegna, no. E devo dire che dal vivo tu sei un artista sensazionale, hai una carica, un'energia, un modo di stare sul palco che è veramente encomiabile, veramente eccezionale. Un grande artista, Mika! You got the whole world in your pocket, but you just don't know. Everybody's smiling at you everywhere you go. It's like you got that secret that everybody else wants to know. Everybody.
Everybody wanna say they can. Everybody wanna live your life. Everybody wanna talk like you. Only wanna do the things you do, 'cause they always gonna turn out right. Everybody wanna live your life. Mi dispiace che tu rimanga poco, perché la storia di Mika è una storia eccezionale, di un grande artista. Magari torna la prossima volta, tanto fai il giudice a X Factor, quindi avrai tempo di tornare la prossima volta e di raccontarci. Prendiamo un po' la tua... caffè sulla radio. No, perché prendiamo un caffè? Stiamo qui col nostro pubblico. Sì, io e te intanto prendiamo un caffè, certo. Senti, Mika, oggi è la giornata, il 28 giugno, è la giornata internazionale dell'orgoglio omosessuale, ok? Gay Pride Day. Sì, il Gay Pride, non è proprio così giusta, esatta la traduzione. La traduzione sarebbe la giornata dell'orgoglio omosessuale. Mm-hmm. Credo sia sessuale. Ieri c'è stata questa notizia, per me bellissima, che appunto negli Stati Uniti il matrimonio tra omosessuale viene equiparato, no? Nel matrimonio normale tra uomo e donna. Non so, un tuo pensiero su questa giornata, in questa giornata. Questa giornata è molto importante. È, come si dice, una giornata che è it's a celebration. Sì? No? Che celebra la tolleranza. La tolleranza. E questo per me nella vita, la tolleranza è una cosa la più importante del mondo. Perché senza la tolleranza non abbiamo niente. Non abbiamo l'arte, non abbiamo la felicità, non abbiamo la libertà. La tolleranza è essenziale. Bene. E per me questa giornata parla veramente della tolleranza. Bene, mi fa molto piacere che tu abbia usato questo termine, tolleranza. Non sai molti termini italiani, ma sono contenta che tu conosca invece questa parola, sì. Tolleranza, ok? Ho scritto perché ho una colonna, un articolo ogni mese in Excel, sì? In magazine, sì? Excel, La Repubblica, e scrivo tanto della tolleranza. Bravo, e bravo. Scrivo tanto della intolleranza nel mondo. Bravo. E che questa cosa è completamente inutile. Okay. Inutile, bravo. Inutile. Senti, quando tornerai ci racconterai ancora della tua musica. La canzone che abbiamo appena sentito, so che è prima in Spagna, in Corea. Però ho guardato che abbiamo persone online adesso di Corea che stanno scrivendo in Twitter. Sì, infatti guarda, Twitter ti ama moltissimo. Allora, tornerai a settembre, vai un po' nelle Langhe, ma adesso torni a Londra, giusto per sapere un po' i fatti tuoi? Sì, però dal primo giorno di questo anno solo ho stato in Londra a tre settimane. Però è una cosa strana per me, perché la mia casa è lì. Cioè tu abiti a Londra? Abito in giro. Sono in giro da un anno e mezza. Però abito a Londra, sì. Ho una casa a Londra. Però sei in giro per lavoro? Sì. Okay. Sì, sempre. Va bene, allora. Però sono contento di essere. Beh, certo, in giro. Certo. Allora, ti auguro ogni bene, sono contenta di averti conosciuta. Ok? Sei un grande artista, grazie. Sei anche un bel ragazzo, perciò. va bene, però no? Adesso sono una persona molto calda, perché sono. I miei vestiti sono di lana. Sì, c'è su l'abito di lana. Al 28 di giugno, ma perché ha fatto uno shooting fotografico, sì. E c'è sul vestito di lana, dai, al 28 però di giugno. Mi piace i vestiti di lana. Vabbè, se sei contento, sei molto simpatico e sono contenta di averti conosciuto. Ok, allora se vuoi salutare tutto il nostro pubblico, in modo particolare tutte le tue fans e i tuoi fans che sono tantissimi, ok? Grazie Mika. Grazie. Ciao. Torna ancora a trovarci. Sono le 18:23. Questa è la radio che vi tiene compagnia. Mi guardi strano. È la radio che vi tiene compagnia. È la radio numero uno in Italia, la più seguita. Lo so. Anche in radiovisione sul canale 750 di Sky 36, del digitale terrestre.